Percorrere un'autostrada è facile o difficile? Lo spazio c'è, la pendenza è perfetta, come la visibilità. Tutti i rischi sono ridotti al minimo, tranne uno, la velocità. La segnaletica autostradale è abbondante appunto per questo. Consiglia, magari impone, soprattutto in prossimità degli svincoli, i limiti nell'interesse di tutti. Un esempio, tenere conto del vento, che tra l'entrata e l'uscita dalle gallerie varia spesso di intensità. Tra gli aiuti più preziosi per l'automobilista e il turista, i punti di richiesta automatica di soccorso, meccanico e non soltanto meccanico. Strade e autostrade italiane sempre più battute e per distanze sempre più lunghe. Una gita inconsueta per molti italiani, ma consigliabilissima, è Asti, che non è soltanto il cuore di una terra ricca di vini generosi, ma è anche sede di un palio con tanto di sbandieratori. Una scoperta è il palio più antico, risale al 1250. Tutti i salmi finiscono in gloria e anche ad Asti palio significa corsa sfrenata a suon di cintamenti e scommesse, con tanto di fantini che cavalcano a pelo e tanto di corda tesa come steccata. Un salto indietro nel tempo, il riaccendersi di passioni popolane e rionali. E la festa finale, un'immensa salsicciata nella piazza del Duomo, pacificatrice, allegra e uguale per tutti, vincitori e vinti, indigeni e forestieri. Come a dire, a tavola, magari in piedi, anche oggi non si invecchia, purché facciate poi subito una salutare passeggiata, a piedi, non in macchina si intende.